Luigi Favoloso. Arriva il commento negativo di Simona Izzo. Nonostante Luigi Favoloso durante l'ultima puntata del Grande Fratello abbia baciato sulla guancia Simona Izzo, l'opinionista del reality di Barbara D'Urso si è scagliata duramente contro il fidanzato di Nina Morik durante un'intervista rilasciata al settimanale Oggi. L'ex concorrente del GF VIP ha diviso per punti la sua lunga critica, partendo da congiuntivi di Favoloso utilizzati in maniera errata, per poi parlare della sua presunta ansia da accettazione. Precisamente, Simona ha così esordito con il suo discorso. Per la Izzo Luigi sarebbe comunque un leader soltanto perché è fidanzato con una donna bella e famosa come Nina Morik. Se non ci fossero stati questi 4 anni di fidanzamento con la modella croata, ha precisato l'opinionista, lui non sarebbe stato nessuno e non avrebbe mai preso parte ad un programma televisivo di tale importanza. Simona ha ammesso di averlo insultato in tutti i modi possibili e inimmaginabili durante questa loro esperienza lavorativa, parlando persino di evaporazione della sua coscienza. Nonostante ciò, come già vi avevamo detto, Luigi aveva deciso di baciarla in diretta. Simona Izzo critica Luigi Favoloso dopo la diretta del Grande Fratello. Non esiste pace per Luigi Favoloso, sicuramente il concorrente del Grande Fratello 15 più criticato dopo Bayedam. Simona Izzo aveva sempre dimostrato la sua avversità nei suoi confronti, come d'altronde aveva fatto lo stesso anche il suo braccio destro Cristiano Malgioglio. La bionda regista, nonostante fosse ormai passata più di una settimana dalla squalificazione del concorrente del GF, ha voluto attaccarlo anche oggi rilasciando un'intensa intervista al settimanale di gossip menzionato sopra. Luigi, dopo l'epilogo negativo all'interno del reality, era stato messo alle strette a Domenica Live da Patrizia Bonetti e da Mariana Falace, ed era stato duramente attaccato dagli opinionisti del talk domenicale per il modo in cui aveva trattato Nina Morik nel corso della sua convivenza nella casa. Durante l'ultima diretta del reality Luigi e Nina avevano battibeccato innocentemente riguardo al loro riavvicinamento in seguito alla loro crisi. Alla domanda di Barbara D'Urso su che cosa fosse successo dopo l'uscita di Favoloso tra di loro, Luigi aveva affermato che si erano visti soltanto quella sera, e poi la mattina dell'ultima diretta negli studi romani. La Morik lo aveva però ripreso, chiedendogli di dire la verità. In realtà, infatti, i due si sarebbero visti più spesso,